Sì. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Che partita è stata. Che partita è stata veramente al Cardio Parma, classica partita al Cardio Parma. Esulto perché il Parma è arrivato quarto, io non ci credo. Io non ci credo che siamo riusciti alla fine ad arrivare quarti, veramente. Oggi è stata una partita assurda, io non riesco a crederci che alla fine siamo riusciti ad arrivare quarto, che su Tirol praticamente si è piano piano suicidato da solo e oggi addirittura ha perso una partita contro il Modena che non aveva più nulla da dire. I cugini del Modena ci hanno fatto un favore incredibile e ora noi siamo quarti, che poi la partita di oggi contro il Venezia è un po' come aver vinto effettivamente la prima partita dei playoff, perché da quarti saltiamo la prima partita secca e praticamente è come aver vinto quella partita, una sorta di pre-playoff, ecco. Saliamo sia noi che il Venezia, siamo ai playoff, sia noi che il Venezia, il Palermo momentaneamente credo e anche definitivamente non andrà ai playoff, mentre ci andrà la Regina, che credo non ci saranno altri punti di penalizzazione, per quello vi dico credo, ma non credo che ormai Palermo abbia più nulla da dire a riguardo. E però ragazzi, wow, è stata una partita assurda. Io direi che è stata una partita che a furia di pigliar palo, oggi il palo l'hanno preso praticamente tutto. Oggi ci sono stati più pali oggi, veramente, che io quando andavo in discoteca a 18 anni, magari a Salso Maggiore Terme, al Colle San Giuseppe, qua vicino dove sono io, prendevo più pali veramente e io veramente, guardate che non ci mettevo di impegno a prendere dei pali all'epoca, però oggi credo che mi abbiano effettivamente superato. Hanno preso talmente tanti pali oggi, sia il Parma che il Venezia, che addirittura ha segnato uno che si chiama Pigliar Palo, quindi più pali di così, veramente oggi è stata proprio la giornata mondiale dei prendere i pali in tutti i sensi. Ma va bene così perché l'abbiamo portata a casa, l'abbiamo svangata. E tra l'altro io dicevo, no? Ma perché il Venezia siamo in vantaggio 2-1? Ma perché stanno giocando per segnare a tutti i costi? Ma no, ragazzi, siete già ormai ai playoff. Ma perché volete segnare a tutti i costi? Anzi, rischiate che pareggiando dobbiate beccare proprio noi ai playoff. State calmi, state fermi. E invece poi ho capito perché la Regina aveva segnato. Quindi avevano la strizza che il Palermo segnasse e quindi li buttasse fuori. Ora vi ho capito, Venezia, ora vi ho capito. E tra l'altro potremmo ribeccarci nella semifinale dei playoff, perché voi affronterete il Cagliari, che ha pari merito con noi, ma noi avendo vinto gli scontri diretti gli saliamo sopra e siamo al quarto posto. Ma voi affrontate appunto il Cagliari, che quindi sarà una partita dura. Ma secondo me alla semifinale, a parte che uno dice, ma Papyrus, chi vorresti beccare tra Venezia e il Cagliari? Ed eventualmente dopo chi vorresti beccare se ci dovessimo mai arrivare in finale dei playoff? Io vi dico, ragazzi, io ho paura di tutte le squadre. Avete visto Venezia oggi? Ottavo? Avete visto cosa ha combinato? Cioè, settimo, ottavo, quanto arriva? Avete visto? Fortissimo, di cosa parliamo? Fortissimo. E stesso discorso, c'ha Pierpaolo che è fortissimo, ragazzi, oggi abbiamo avuto la strezza, no? E stesso discorso anche per il Cagliari, di cosa stiamo parlando? Il Cagliari di Ranieri, cioè dei giocatori favolosi. Ma anche dall'altra parte, avessimo beccato su Tirol, cioè, ragazzi, ai playoff ci sono andate tutte squadre forti. Ora, sono tutte al nostro livello, dobbiamo semplicemente giocare dando l'anima al 100% durante queste partite dei playoff. Non c'è né se né ma, perché io non ho paura delle squadre contro cui il Parma affronterà nei playoff. Io ho paura del Parma, perché siamo noi che oggi abbiamo rischiato seriamente di non riuscire a vincere questa partita, che il Sud-Tirol stava perdendo e il Cagliari invece stava vincendo. Cioè, io ho detto, ma veramente, l'unica partita che dobbiamo vincere con un Venezia che era già quasi ai playoff, quasi, cioè noi stiamo pure rischiando di pareggiarla con Osorio che si addormenta completamente durante il calcio d'angolo dove uno devi marcare. Uno! Quello che ha segnato 20 gol durante tutta la stagione. Uno le devi marcare, figa. Questo è Osorio che marca Pierpaolo in calcio d'angolo. Ma come cazzo fai? Porca. Ma oh, poi vabbè, Dennis Mann che sbaglia un... Oggi quanti cazzo di gol abbiamo sbagliato? Io veramente non ho fatto la live ed è stato un bene veramente per la cristianità che io non abbia fatto la live reaction di questa partita. Veramente ve lo dico, è stato un bene per la cristianità, perché io oggi, vi giuro, piangevo dalla rabbia perché la palla non voleva entrare. Zani macchie, i due pali, il palo di Stevez poi mi ha fatto urlare veramente così. Ah!
veramente non ce la potevo fare, una roba allucinante quella, una roba incredibile, quel palo, Zanimacchia che ha sbagliato 2 o 3 di gol, Mann che, vi ripeto, ha sbagliato quel gol, cioè 15 milioni, porta vuota, tiro ciabattata in alto, io resto allibito, vi giuro, resto allibito da certa poca cattiveria, cioè ragazzi adesso è playoff, cioè ogni pallone deve andare dentro, io non voglio vedere playoff robe di questo tipo, datevi una sveglia, e ve lo sto dicendo esultando, porca puttana, datevi una sveglia. E poi il gol di Camara, oh, Camara ha fatto proprio il gol che avrei tanto desiderato di fare io da primavera del Parma, che va in prima squadra, 87esimo minuto, segna sotto la curva nord un gol della merda, e questo è il termine tecnico, effettivamente a porta vuota, ah, bellissimo, bellissimo, Camara, siamo tutti Camara, ecco, in quel momento non ha segnato Camara, ha segnato Parma, non Camara, ha segnato, tutti i tifosi del Parma hanno segnato in quel momento con lui, grande, 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 e wow, wow, wow. No, avrei tante cose negative da dire e tante cose anche positive, ma le affronteremo durante la live di Parma Game Pass di lunedì / martedì, speriamo di farla lunedì sera, perché ce ne sarebbero di cose da dire, ragazzi, ce ne sono di cose da dire, e anche la strizza ora per i playoff inizia ad arrivare, ragazzi, ora c'è, però guardiamo il lato positivissimo, una ce la siamo saltata. Oh, la prima ce la siamo saltata. Praticamente la partita di oggi è come aver fatto la prima partita dei playoff. Cioè aver vinto oggi è esattamente identico come se avessimo vinto durante la prima partita dei playoff. Tra l'altro proprio contro Venezia che giocherà i playoff anche lei. Quindi perfetto, direi, perfetto. Sarà tosta, sarà tosta, sarà tosta. Non abbiamo, quindi inutile che esultiate. Anche io stesso me lo devo dire da solo. Non esultare, Papyrus. Non hai fatto un cazzo fino ad ora. Parma, non abbiamo fatto un cazzo fino ad ora. Calma, sangue freddo. Ci restano ancora 2 partite / 4. Quindi, mi raccomando, 110% in quelle partite. Ce la faremo o non ce la faremo? Boh. Io ho paura di noi stessi, quindi... Non ho paura degli altri, ho paura di noi stessi. Che faremo? Solo Dio e Dottor Strange probabilmente in questo momento lo sanno. Quello che conta però è che probabilmente, e vi dico probabilmente, c'è di nuovo l'amalgama, tifo, squadra. Magari, chissà, insieme forse qualcosa succederà. Noi comunque continuiamo a cantare, perché magari un giorno, magari molto vicino, torneremo in Serie A. Speriamo bene.